Inizia il podcast di Pinocchio. Tutti i giorni on demand sulle principali piattaforme. È tornata! È qui! È in carne ed ossa! Pina! Ragazzi, tutto bene se non fosse che ho perso il badge. Ma non l'hai perso, è giù. Ho perso il badge. Quando mi succedono queste robe, essendo maniaca ossessiva del controllo. Non pensi ad altro, non riesci a ragionare. Ragiono, ma continuamente c'è una voce che mi dice: hai perso il badge. E il badge io non l'ho mai perso. Ma è giù. Sicuramente allora, è arrivata giù. La schermata del rendiconto di quanti badge ha perso in un anno e mezzo. Di un numero, ciocca? No, meno. Sei. In un anno? Sei. Sì. Vale. Uno rubato, però, Sì, vabbè. Comunque, ho perso il badge, ma sono tornata. Dai! E siamo pronti a cominciare. Sigla, ho perso il badge. Buonasera. Buonasera. Ciocca e buonasera Elisa. Ovviamente uno dice ci siamo tutti. Ah no, non c'è la Mary Jane. Noi siamo un po' così. Però col cuore tutti qua. Sì. Poi allora. La Mary domani torna. Sì, infatti. Poi venerdì chissà chi ci sarà. Vediamo. Vedremo. il programma è aperto. Poi vediamo chi c'è. Sì, c'è. È anche un po' la sorpresa. Sì. Allora, ho perso il badge. Sì. Però secondo me non è proprio perso, è giù. Magari in pubblicità facciamo andiamo una giù in batteria. No, più che altro perché non puoi, cioè, abbiamo due ore da fare. Diego, pensi che io mi diverta con questa voce continuamente dentro la testa? No. Va bene, allora anche oggi abbiamo un po' di notizie varie ed eventuali. Sì. Abbiamo il numero aperto, per cui scriveteci. È arrivato già anche un messaggio importante. Sì. Vedremo di dare risposta. Sì. No, perché non ci tiriamo indietro. Certo è che abbiamo belle notizie. Sì. Abbiamo bella musica. Sì. Molto, sì, è vero. Per cui io direi. Diamo le coordinate 09 live, le diamo sui Clash. Sì, ma io mi ho caldo. Vado io. Badge. Vai. 347 342 5220. Pinocchio è anche in podcast on demand, dove vuoi, quando vuoi. Allora 17:13 Radio DJ, ho perso il badge. Che cos'è il badge? È il tesserino con cui si entra in radio. Sì, però che serve anche per aprire le porte interne della sì, radio. Da un piano all'altro. Da un piano all'altro. Sono già rimasta chiusa fuori 3 volte nell'arco di pochi minuti. Sì, poi tra l'altro è un badge che nel tuo caso è contornato da un, cos'è, un pupazzetto che lo riveste. No, è un portabadge. È un portabadge. È un portabadge e c'ha anche la chiavetta per le macchinette carica murata. Come a DJ non se ne è mai viste. No, c'è dentro tipo 9 euro di roba, un capitale. Ho perso il badge, questa cosa mi manda fuori di testa. L'hanno colto bene gli ascoltatori. Sentiamo. Pina, hai perso il badge. È così dentro di me, ve lo giuro. Ciao Pinocchi, sono così contento, ho perso il badge, di ritrovarvi tutti e non vedo l'ora di godere della puntata, ho perso il badge. Quindi buon rientro Pina e ho perso il badge. Grazie, ciao, è proprio così. Bentornata Pina. Ah, cosa dovevo dirti? Oh. Ah, hai perso il badge. No. Ciao Pinocchi. Ragazzi. Però qualcuno suggerisce questo. Ciao Pinocchi. Ciao. Fate una bella diretta andando giù a prendere il badge. Se tutto c'è. In diretta. Se allora, c'è Diego al telefono. Ci sei Diego? Allora, sono sceso. Sono sceso. Allora, sto guardando nella pattumiera. Perché ho detto magari anche io ho la sensazione che avrei potuto buttarlo. Ma sei già nel nostro ufficio? No, sì, in strada. No, magari da fuori, il capitolo lì dove mettiamo le scatole. Io gli ho dato una frugata, Nelle scatole fuori? Io ho già dato una frugata io. Guarda un attimo sul tavolo della Mary. Allora, vado a vedere un attimo, sul tavolo della Mary
dove oggi c'è Elisa. Sì, che secondo me poi alla fine è stata lei. L'ha rubata Elisa. No, qua è tutto... No, sulla libreria? Sulle, ho guardato sulla libreria e non l'ho trovato. Vabbè, però, ma ragazzi, no. È un dramma. Per terra? No. Per terra sotto la scrivania della Pina? No, ho guardato. Sulla c'è sedia? Ragazzi qua. Sulla sedia, no? No. C'è dei ragazzi? Che ragazzi ci sono mai? Piano, i ragazzi del piano. Ma cosa c'entrano? Chiedi a loro. Ragazzi, avete trovato una chiavetta con 9 euro dentro per le, per le macchine? Però se dici così non ce la dà mai. Avete trovato un badge? Con un porta badge? Dicono di no, ma secondo me mentono. Torna in bagno, prova a vedere in bagno. Sono già andata. Ma tu sei andata ovunque, ma ci vuole un occhio fresco. Tu non hai posso più entrare, l'occhio fresco. Tutti mi vede entrare nel bagno delle donne. Sto cercando il badge della Pina. Ok. Niente. No, è facile. Poi, ho perso il badge. Il bagno a gender, tra le piante che ho curato io. No, esatto. No, in borsa ho già guardato. Risponde ai messaggi che arrivano. Ragazzi, non lo trovo. Nella stanzetta di là dove ci sono le piante. Corri. Sto correndo, ragazzi, però. Cioè. Ma dove sei andata? Aspetta. Ma lei è rimasta, no, tu sei rimasta sempre lì. Sempre lì. Hai aperto la finestra a un certo punto, potresti averlo appoggiato sul davanzalino? Hai aperto dei cassetti? Sì. Apri i cassetti. Vuoi dirmi quali cassetti? Devo aprire tutto quello che trovo. Per capire. Quello alto sopra, ma perché mi sono appoggiata e si è aperto da solo. Lì nella stanza delle piante. Ma poi tra l'altro, ragazzi, cioè, sono tornato, ho perso il badge e la Vale mi ha attaccato la menopausa. Io sono fuori di me. Torna indietro, Diego. Riscendo io dopo. Missione non compiuta. Che caldo. È caldo. Ho perso il badge. Ho perso il badge. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Pina, hai perso il badge. Perso il badge. No, ma a parte un caldo poi nello stress. Grazie Diego per averci provato. Ma figurati. Allora ragazzi, ho provato a pensare l'ultima volta che ce l'avevo in mano. Ero in ufficio. Ma sì, allora non hai preso niente alla macchinetta. Quindi, però sei salita e scesa per prendere delle cose da giù. Però poi sei entrata. No, non sono salita. No, cioè se entrate e basta, è salito poi Nicola a portare le robe da giù. Non sei più andata tu? No. Se è salita insieme. Io credo di averlo buttato, ma è ancora tutto là. A me sembra strano. Però io mi sento però che lo trovo. Hai tante cose in mano, carte, l'hai messo dentro una scatola vuota e l'hai buttato, tipo. Questo. Io mi sento che te lo trovo io. Ok, dopo vai allora. Sì. Allora gliel'hai nascosto. Sentiamo tu un attimo un messaggio che voglio sentire perché non mi avete fatto sentire fuori onda. Che cosa? Pina! Bentornata, mitica Pina! Però volevo dirti che la Vale e Diego ieri hanno ammesso di essere condiscendenti quando ci sei, mentre quando non ci sei esprimono la loro opinione. Ciocca, vai a trovare la registrazione. Non ho bisogno di registrazione. Bentornata. Ma ti dirò, vorrei ben vedere. Meno male che non ha detto sono di chi. Sono qua apposta per non fargli esprimere la loro opinione. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 17:31 Radio DJ, questo è Pinocchio. Io sono tornata dal Giappone. Qualcuno dice ti si sentiva meglio quando eri non a Tokyo ma a Reggio Emilia, perché in qualcuno non hanno mai creduto a questa storia che vai in Giappone. Dicevano di avermi vista in tutti i posti. Sì. Comunque va bene. Allora, io ho perso il badge oggi. Primo giorno, appena arrivata, sì. Dai. È una cosa che mi manda in uno sbattimento allucinante. Allora, chiamo subito la Cristina Toscano, che è colei che poi gestisce la questione badge. Tra le tante cose che gestisce, anche i badge. Esatto. Non le dà buon umore questa cosa. Per nulla. Toscano? Allora, Pina. Però scusami, prima posso dire una cosa? Sì. In 22 anni non l'ho mai perso. Allora, diciamo subito, per non tirare in ballo altre persone, che la Vale gli ho mandato la videata di quanto badge ha perso negli anni. Sì. Quindi quello che non avete fatto voi, ovviamente lei ha compensato. Ho capito, però io sono mortificata. Sì, e fai bene a essere mortificata. Perché la persona più cattiva della radio. Che brutta storia. Cattiva, però io ripeto buona sempre. No, buona no. No.
Dai, buonina, buonina, comprensiva. Allora, mi prendo due giorni per cercarlo, ok? E poi ti faccio sapere. Però mettiti nell'ordine di idee. Va bene? Sara, va bene, sì, due giorni un po'. Vabbè, dai, due giorni te li concedo, dai, per l'amicizia che ci magari lega. Magari lo ritrovo. Facciamo una cosa, adesso metto giù e chiamo la Vale, che è andata giù lei, perché poco fa è andato Diego, adesso è andata giù lei, la Vale, a vedere se c'è, ok? Ah, ok, dai, va dai. Bene. Così un bacio. Più di Pinocchio, attiva, sempre attenta, certo, e rispettosa delle regole. Tranne la Vale. Ti vogliamo bene. Ciao, Cri. Ciao. Bene, non create problemi. Vale, hai trovato? Allora, sto frugando nella pattumiera. Brava. Ed effettivamente non c'è. Perché oggi hai frugato bene anche nel pattumiere dentro l'ufficio. Spieghiamo perché. Aspetta, perché è tornata. Sono arrivati vari pacchi, sì, pacchetti. Uno magari apre nella foga, accumula pacchetti, sì, e tra una scatola e un'altra uno ci butta dentro il badge. Anche che io ho un porta badge proprio perché di solito me lo leggo al passante dei pantaloni. Oggi malauguratamente non ho passanti nei pantaloni. Perché non io toccandomi mi accorgo che invece ci sono. Hai un passante. Allora ho fatto la pattumiera di Diego. Facciamo quella mia. Hai trovato roba bella. E lo yogurt. Lo yogurt, sì. Lo yogurt mangiato. Carte e cartine. Allora. Quella fuori, secondo me. Ma che hai? L'ho trovato. L'ho trovato. Dov'è? Allora, era caduto in prossimità delle bottiglie d'acqua e della borsina tua rosa. Me l'ha buttato Diego. Ma no! Elisa è stata Elisa. Torna su che adesso la massacriamo. Dai, oddio, ho trovato il badge. Ho ritrovato il badge. Possiamo cambiare argomento, ragazzi. Siamo murati di notizie, tra l'altro. Tra poco delle notizie meravigliose che ci darà Diego. Intanto senti chi c'è. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. Beh, vabbè, Valentina, grazie. Ci mancherebbe. Grazie, figurati. Cher, che ci ha lietato. Ma certo. Insomma, abbiamo ritrovato il mio badge. Adesso di nuovo il cervello sgombro. 17:37. Possiamo cominciare a dare una notizia. Proviamo. Una notizia che da Diego. Sì, presa dal Post, che Dio benedica il Post, che ci, come dire, dà spessore alla vita quotidiana e anche a questo programma a volte. Sicuramente. Sì. E un articolo, come sempre interessante, che ha questo titolo: quanto cambia nella vita avere fratelli e sorelle. L'articolo parla di incrocia una serie di studi che sono stati fatti di diverso tipo, che hanno come finalità il capire quanto noi siamo, la nostra identità dipende da, non solo da quanti e quali fratelli abbiamo avuto, perché uno può trovarsi meglio o meno bene in una famiglia, ma più che altro quanto i rapporti che si instaurano tra fratelli e sorelle generano poi il carattere delle persone, lo costruiscono. Verissimo. Tra l'altro, giustamente fanno notare una cosa abbastanza inquietante, nel senso, io non ci avevo mai pensato. I fratelli e le sorelle sono spesso le persone con cui abbiamo legame per il maggior tempo della nostra vita in assoluto. Certo. Più dei compagni, dei mariti, delle mogli, dei partner, più dei figli, più dei genitori. Perché sono i più vicini a noi e cominciamo da subito. E sono testimoni di tutta una serie di cose che condividiamo. Abbiamo imparato facendo e spendendo tanto in psicanalisi, di essere gli anni in cui ci va in vacca definitivamente tutto. Allora, per esempio, vado veloce perché lo studio, l'articolo ha 4-5 pagine, gli studi sono tanti. E una cosa interessante, per esempio, è che nel confronto con i fratelli e le sorelle non ci pesa mai il fatto che ci siano, per esempio, per dei confronti dei non nostri, ma dei fratelli e delle sorelle, dei trattamenti diversi, se non quando questo accade e non servirebbe. Faccio un esempio: se ho un fratello o una sorella che fa più fatica a studiare e i genitori sono più presenti a dargli una mano, questo di solito negli studi risulta non pesa. Giusto. Perché se invece c'è una preferenza ingiustificata nei confronti di un fratello o una sorella, quello pesa. Certo. C'è un cambio di atteggiamento, un modo diverso di gestire. Ma la cosa che mi interessa è, tu che leggi questa notizia. Io non ho fratelli e sorelle. Sono molto curioso. Mi piace molto questo aspetto. E il secondo aspetto che è interessante, chiedo a voi, che invece ce li avete, è che non sempre i fratelli e le sorelle fanno un passaggio che invece sarebbe necessario. Cioè, fin tanto che sei in famiglia, tuo fratello e tua sorella sono sì quello che sono, con il loro carattere, ma sono un ruolo.
quando c'è l'emancipazione, cioè quando sia te che i tuoi fratelli siete usciti di casa e avete la vostra vita, c'è l'occasione di fare uno switch, cioè di riconoscere di nuovo, qua non da zero, ma di riconoscere i fratelli e le sorelle con un ruolo che non è più quello che si aveva in casa, perché ognuno ha la sua vita. Certo, verissimo. E quindi c'è un modo di conoscerli totalmente diverso. Posso farti un esempio su di me? Mia sorella è madre, per esempio, e a me questa cosa mi affascina moltissimo. Però tante volte dico, meno male che c'è la Lori, che c'è l'Elena, perché sono persone con le quali davvero è un vissuto condiviso e condivisibile. Cosa che mi rendo conto che in te manca, e mi rendo conto che è una mancanza. Sì, io proprio zero. Sì. E la cosa poi hai noi due, perché sì. Così non ti poteva sì, perché uno dice, allora poi fai la famiglia scelta e poi questa è la scelta. Che brutta scelta. E la rifarei. Tu vale? Noi siamo un maschio e una femmina, lui è più grande, io più piccola. Abbiamo condiviso tanto tempo insieme da ragazzini, ci siamo persi crescendo. E adesso siamo in una nostra nuova fase, quindi quella roba lì di riconoscersi a un certo punto come individui e non fratelli e figli è vera. E la cosa interessante che chiude un po' l'articolo è che per conoscere una persona veramente ha molto senso indagare, per quello che è possibile, su come si è costruito i rapporti con i propri fratelli e le sorelle, come li mantiene, cioè come sono evoluti, se sono evoluti, perché a volte invece succede che si resta là, no? a quel livello un po' di quando si era piccoli. Io non ho il rapporto che hai tu con le tue sorelle, però ieri la mia amica Chiara mi diceva, però quando vedo te e tuo fratello in serata, ragazzi, ciao, non viene per nessuno. Ah, i ricci non si fanno parlare dietro. Le mani in quel modo là, no? Segnalo tra i vari le varie commenti che ci sono arrivati su questo tema, chi ha cresciuto un fratello o una sorella quasi come un genitore. Ce ne sono tanti. Vero. Quando c'è una grande distanza di età, avviene anche questa dimensione un po' strana, no? Per cui un accudimento speciale. Comunque un tema molto interessante. Sì. Poi ci sarà un altro tema, quelli cresciuti da Suor Maria Luciana, tipo me. È un'altra cosa, però il risultato è questo. Anche perché il risultato è che ti abbiamo in cura noi. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 17:45 Radio DJ, il tema di fratelli e sorelle è un tema che piace e che possiamo anche un po' riassumere rispetto ai commenti che stanno arrivando. Beh, sono arrivate tantissime segnalazioni di fratelli o sorelle che hanno cresciuto appunto i fratelli e sorelle loro come fossero figli, fratelli invece vicini di età che si sono trovati a vivere le stesse situazioni e quindi poi a ritrovarsi a condividere la vita in maniera molto più complice. Gente che ha un figlio e sta pensando se ne vuole due o tre fratelli e sorelle, certo, capito? Perché ce li abbia. E poi anche fratelli o sorelle piccoli che hanno avuto dei fratelli e sorelle molto più grandi e che hanno fatto fatica a riconoscerli con un ruolo di fratello o sorella, perché era dei mezzi genitori. Certo. Per cui solo poi in età adulta sono riusciti a viverseli come fratello e sorella, no? Per cui, insomma, un tema che... Ma c'è tanto amore in questi messaggi, quasi che mi commuovo, ragazzi. È vero. Meno male. È vero. Meno male. Valentina, ti passa la commozione con un'altra micro notizia di Diego, che io ho trovato e che un po' mi ha colpito. Sarà perché avevo perso il badge. Che hai trovato. Che ho ritrovato. Abbiamo trovato, basta con la vocina. Ci spostiamo in Francia, che è il posto dove io per la prima volta ho detto la parola fratello e sorella a qualcuno, ma era una comunità religiosa, quindi... Sì. Però mi aveva colpito perché improvvisamente gente che non conosceva... Frère et sœur. Frère et sœur. Diventavano fratelli e sorelle. Sì. Ma non è di questo che parliamo. In Francia, in particolare... No, in Francia, in tutta la Francia, dal primo ottobre... Cioè, tra pochissimo, ragazzi. Ufficialmente, tutti i panifici della nazione dovranno... sfornare delle baguette con una nuova ricetta. La modifica è piccola, riguarda un solo ingrediente, riguarda la quantità di sale presente nella ricetta, che verrà abbassato. Cioè, di poco, tra l'altro. Sì, da 1,4-1,3 grammi per pane. Che già la baguette non è che sia un pane proprio salatissimo. Beh. E se non ti sembra?
Tu mi insegni. Però perché lo fanno? Per una questione di salute. Allora, cioè, siccome è veramente diffusissimo ed è presente nella, nella dieta quotidiana, certo, di centinaia di migliaia di cittadini persone e cittadine, l'idea di abbassare la quantità di sale di una cosa così identificativa, identitaria, è un modo che lo Stato ha per prevenire, sì, tutte le cause di salute che non sono un problema di vita, di qualità di vita e anche di costo per lo Stato, per la sanità. Sì. Però quello che dico è che rispetto all'alimentazione, di cui ci siamo sempre fatti bandiera, no? In tutti i paesi mediterranei, quindi europei, possiamo, sì, allargare il tema, dove tutto è perfetto, è la dieta ideale, in realtà poi andando a guardare più da vicino, l'alimentazione è di nuovo al centro di un'indagine per cui la qualità della vita cambia, e quindi se in Francia viene apportata questa prima modifica, tra gli applausi o la rivoluzione francese numero due, in realtà vuol dire che lo Stato si fa carico di andare a guardare come sono composte le cose. Lo trovo anche forse un passo positivo. Sì. Sì. Spaventoso, perché quando si vanno a toccare le ricette, io lo so bene, hai paura. Certo, devo dire che probabilmente dal punto di vista merceologico, per chiamarla baguette dovrà avere questa nuova composizione. Certo, certo. Dopodiché il panettiere fa come vuole. Mentre dici, tu per prendere un pane meno salato dovevi chiederlo speciale, forse pagarlo di più. In questo modo garantisci che un prezzo, diciamo, più o meno di quel range lì. Sì, perché poi il pane ha quel prezzo fissato più o meno, che non può. Sì, sì. Esatto. Beh, sì. Per cui se immagino poi che in Francia la baguette. E poi cosa ridi, Valentina? È arrivato questo messaggio che non c'entra niente. Ieri ho visto un gatto che assomigliava a Diego. Ero io. Ragazzi, però noi siamo messi come siamo il cuore del cielo. Però anche voi. Scusa, Reschi lo sta. Ciao. C'est français. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 18.05 Radio DJ. Allora, puntata un po' così. Io avevo perso il badge e la Vale l'ha ritrovato. Sì. Abbiamo fatto anche un video della Vale che lo ritrova. Sì. Poi lo mettiamo su Pinocchio. Sì, DJ. Tra poco ci stiamo lavorando. L'ho tagliato io, vi dico solo questo. Allora, c'è chi dice lei se lo sentiva. No. Lei l'ha ritrovato e lei l'aveva nascosto. No, non ci però, sto. Però male lingue. Visto le immagini e sembra un po' un ritrovato. No, ragazzi, però, sembra dai. No, io avendo perso tantissimi badge nella mia vita, volevi che lo perdevo anche. No, sapevo che quello non era perso realmente, perché tu sei entrata in ufficio e non sei mai più uscita. No, ma quindi lì non era. Se fosse perso, lo sapevamo tutti, ma sei proprio andata dritta lì. Non sono andata dritta lì. Non giocate a calcio con i miei sentimenti. Tu giochi a calcio col mio cuore. Io non so giocare a calcio, ragazzi, quindi. Ma se sono pazza di te, dammi dei gossip. Allora, vi parlo di Taylor Swift. Pira, tu ieri non c'eri, abbiamo cominciato a parlarne ieri. Questa notizia, tra l'altro, lanciata dal New York Times, ripresa dal Post e suggeritami questa mattina da Peppi, che me l'ha mandata via mail, via WhatsApp, per cui mi sento perché, di darla. Sì, ma perché? Perché ridi, scherza su una roba che sembra inutile, invece cominciano a capire che dietro alle notizie del gossip si muovono un sacco di robe. Cosa su cui la Vale ha sempre scommesso. Da sempre. No, tutto qual è la notizia? La notizia è quella che vede protagonista Taylor Swift di un affair amoroso con uno dei principali giocatori di football americani. Certo, perché lasciala andare. Travis Kelce, che ieri abbiamo guardato, perché la notizia è andata ieri, è la prima volta. Buonissimo. Ti piace anche a te? È buonissimo. È un torsellone grosso con una faccia non troppo, cioè un po' bravo ragazzo, però non troppo. Buonissimo. Lui è giocatore del Kansas City Chiefs. Squadra che ha vinto al Super Bowl. Ed è un eroe nazionale. Taylor Swift è la cantante pop che smuove il PIL di tutto il mondo. Il fatto che i due inizino a frequentarsi non è che rende felici noi che ne parliamo, ma proprio tutto. Non ho quella sensazione, ve lo dico. Allora, io onestamente ti dico, sono contenta che finalmente Taylor Swift si dia anima e corpo a un giocatore di football e non a
un attore problematico, a uno scrittore che forse non ce la fa, agli emaciati, cioè si sta divertendo, sta andando a vedere emaciati gli scrittori che non ce la fanno. Ma sarà felice di se... queste frasi, siccome è un po' un tema, verranno riportate domani sul Post o sul New York Times fino a lei. Comunque sta di fatto che loro due si frequentano da un po'. Lei è andata a vedere l'ultima partita di lui sugli spalti, tra l'altro seduta di fianco alla mamma di lui e tifando come noi, sguaiatamente. La giacca che lui ha indossato quando è uscito dallo stadio insieme a lei, tra l'altro giacca che ha gli stessi colori dell'album di Taylor, è andata esaurita nel giro di pochi minuti. I gadget della squadra hanno avuto un incremento di acquisto del 400%. La lega del football americano, la NT. Vai, aspetta un attimo. NFL ha una quantità di iscritti incredibile. Infatti. Tra l'altro, sulla bio che c'ha la Lega nei vari social, hanno scritto Lega del football americano Taylor Version. Cioè, capito l'importanza di questa situazione? Perché? E comunque, nonostante questo, noi tagliati fuori. No, tagliati fuori. Tipo di, che colori sono? Ma poi noi appesi all'idea che sia tutto naturale. No. Aspetta un attimo, ho fatto una domanda importante. Ma controlla. Che colori sono quelli della giacca del tipo? Devo prendere tempo. I colori dell'album di Taylor Swift. Quindi sono sicuramente dei colori pastello. Tendenti a rosa, cioè tipo adesso la squadra si veste di rosa. Tra l'altro lui, la giacca sua, colori dell'album di Taylor e i produttori della giacca hanno prodotto in tempo record un'altra giacca uguale a quella ma con 1989, che è il titolo di una canzone storica o di un album storico di Taylor Swift, una dei due, cioè lei mi scuserà. Si può sapere il colore? Un attimo, bianca, un attimo. Bianca con delle chiazze azzurre. Lo sapete da casa? Ci fate sapere? Sì. Fa vedere qua. Bianca con delle chiazze azzurre. Quindi sold out, aspetta. No, ma non è quello, è un chiodo. No, non è quella che vedi nella foto. Vabbè. Ah, sì, è una giacca bianca con le chiazze azzurre. Io tanto quando parlo non vengo ascoltato, no, ma non importa. Ti posso chiedere scusa oggi per sempre, poi non te lo chiedo più. Prendila buona per sempre. Me la tengo stretta oggi. Dai, e io mi ho stretto Tupac. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. L'eleganza di questo pezzo, Tupac, Do for Love, 18:15 minuti. Radio DJ. Sì. Allora, abbiamo ancora un sacco di notizie, però purtroppo ragazzi, quando voi utilizzate il 347-342-5220 per mandarci delle ultime ore e noi ci caschiamo con tutte le scarpe, sì, anche perché sapete proprio incapricciarci. Sapete dove? Allora, c'è un'ascoltatrice che è a Cipro in vacanza col marito. Amore. Ed è in un posto pieno di gatti. Era una cena ieri sera e un gattino bianco che si è palesato sembrava tanto te. Prego. Io? Sì. Valeria? Ciao. Miau. Come puoi non pensare che ti richiamiamo proprio a scheggia? Subito. Una che manda un messaggio ha scritto: ieri ho visto un gatto che assomigliava a Diego. Sì, eri tu sotto forma di gatto. Diego, eri tu. Cioè, c'aveva proprio la faccia. Cos'è che gli somigliava? Allora, la premessa è questa: sì, questo è quello che succede quando voi entrate nelle vite delle persone. E quindi vi vediamo ovunque. A volte tipo sembra un incubo. No, scherzo. No, ma lo è. Ma quello figurati, che ti passa per la testa, figurati. Allora, dimmi. Comunque, sì, eravamo a cena all'aperto. Quindi, che bello. Sì, all'aperto. Atmosfera molto carina. Adesso però poi non Diego, c'è la folla, quindi si sta bene a Cipro. No. Sì, si sta bene, anche le temperature ragazzi, sono piuttosto non ci interessa. Cioè, no, infatti. Io voglio un focus su questo di gatto, perché c'è un gatto che sembra Diego. Era una cartolina per poi arrivare lì, capito?
Allora. Comunque viene questo gattino sotto il nostro tavolo, cercava da qualcosina da mangiare. Cucciolo? Ed era ma giovane. Giovane. Più giovane di noi. Di sì. Noi quattro, diciamo. Sì. E nulla, di noi quattro. Sì. E comunque era tutto bianco. Sì. E aveva questo pelo più scuro, marroncino, proprio all'altezza sull'occhio, cioè sopra gli occhi. Sì. Tipo, frangetta corta, adesso io non sono pratica dei tagli maschili, quindi non ho idea di come si chiami, però ecco, frangetta corta sopra gli occhi, quindi tutto questo visino bianco, questa frangettina così. Mio marito l'ha guardato e ha detto: questo qui è Diego, gli somigliavi di faccia, è la frangetta, capito? Sì, è giovane, che magari non dava proprio l'idea di Diego. È Diego da giovane, Diego da giovane. Forse sì, sì. Poi magari da gatto, Diego gatto. Da gatto mostro meno anni, che bravo, ne sai. Bravo, è comunque vero. Ti dico, Valeria, se io avessi... Questo è un bello spunto, Diego, per diventare la nuova donna gatto, eh? Non vedo l'ora. Anche perché se dovessi... Cioè, allora, hai presente il musical Cats, che è un grande riferimento per me. Pochi altri musical, secondo me, sono all'altezza di quel musical. Se tu mi chiedessi quale personaggio vorresti fare, ti direi la gattina bianca. Quindi, ecco, vedi? Sì. Io mi ricordo quella volta che sono andata a cena fuori, ragazzi, ve lo giuro, perché l'ho visto, poi mio marito Lele non ci ha creduto, ma io l'ho visto, io e Gina l'abbiamo visto, un gatto col papillon rosso. Vabbè, se fosse all'ascolto, il gatto. No, perché poi quando sono tornata al tavolo ho detto: guarda che ho visto un gatto col papillon rosso. Qualcuno gli aveva messo, aveva un papillon, un gatto di una padrona che faceva un giro. Vale, ok, vuoi che ci scriva il gatto con la zampina? Ma scusami, perché cos'è che ti... No, aveva il papillon. Vale, i gatti hanno i campanellini. Ma ok, che c'è di strano? Non mi avevano creduta. Ma ti è stranita questa cosa, Valeria? Della frangetta o del papillon? Del papillon? No, vabbè, comunque, ragazzi, forse è meglio separarci. Vabbè. Perché non siamo più giovani, no. Nessuno dei quattro. Senti, buone vacanze. Un bacio. Grazie. Anche Andrea, tuo marito. Ciao, grazie, un abbraccio grande. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Allora, cosa ridi? Stavo pensando che la versione in inglese della canzone del disco l'ha tradotta la Vale. Quella sua. Dai, che oggi non ho fatto. Oggi non l'ho fatto. Non facciamolo! Oggi, perché non voglio pagare per l'app. Perché dico, magari mi dura il tempo di un autunno, poi pago per tutto l'anno e faccio. Quindi, quando sbaglio, io ho delle vite. Quando sbaglio, consumo le vite. E se le consumo tutte devo far passare un po' di ore. O paghi? Lei ha sbagliato così tanto che deve far passare un mese. Qualche ora. 18:31 Radio DJ. Attenzione, perché il momento moda a cura della Vale. E ci ha detto poco fa fuori onda, ve lo annuncio, col settembre, cioè con l'autunno, siamo coperti. Sì. Cioè, vi do le tendenze autunno. Nel senso che fa freddo. Definitive. Okay. Poi chiudo l'argomento e ne riparliamo all'inverno. Quando arriverà l'inverno. Io segno, allora, prendo appunti. Le culotte, ve ne avevo già parlato. No gonne, no pantaloni, culotte. Sì, quei pantaloncini super attillati, come fossero delle mutande portate anche molto sopra le calze. Sì, alte, proprio, anche vita alta. Vita alta e sgambate. Borchie. Tornano le borchie. Spalle larghissime, vita strettissima. Non ce le ho. Nessuna delle due. Bagliori metal. Uè. Ma non pensiate a oro, argento. Porca, pensavo proprio a quello. Mercurio. Devi pensare a mercurio, liquido, impalpabile, inafferrabile. Il mercurio. Altrimenti. Ma è tossico, però. Il mercurio, non è che posso mettere addosso. La cravatta. Te la regalo domani e la porto. Annodare. Cravatta per tutti. Sì, cravatta di brutto proprio. Di brutto. Annodare. Cioè, prendi una maglietta normale, l'annodi. Ed è autunno 2023. Ed è subito zucca, sì, vale, castagne. Ti posso suggerire una cosa? Tu non farlo. Il reggiseno è al minimo storico.
cioè proprio un già tanto, ma già tanto che arriva a coprire il capezzolo, ma neanche. Non e, c'è. E ne riparleremo a Capodanno del reggiseno, però che è al minimo storico. Scomodo per alcune, eh? Ma freddo poi a Capodanno. Beh, viva i fiori, ma su fondo black. Sì. Aspetta, come lo sintetizzo? Viva i fiori, ma su fondo black. Su non fondo lo sintetizzi. Black. Bellissimi i capolavori dell'arte moderna e contemporanea. Mettiamoceli su abiti e cappotti. Orca, questa è azzardata, eh? Sei forte. Tartan Forever. La rivincita. Andava anche a Tokyo, sai? Andavano molti kilt lunghi. Ma io lo metterei il kilt. Anch'io, è bello. Vorrei. Prendiamoceli. Voglio, ma poi non lo metto. Come me. Però. Facciamo, ragazzi, mi è venuta un'idea. Per il video della canzone di Natale di Radio DJ. Tutti e tre col kilt. Dai. Dai. Tre lunghezze diverse. Come le Natale corto. Come le Destiny's Child. Una monospalla. Tu monospalla e un pannellone di suora. Dai, ok. Cappotto nero. Ok. Nero? Sì, nero. Okay. Bianco e nero in versione optical, però occhio. Rosso, sempre e comunque. Basta, chiudi, guarda, mi sento male. C'era la testa. No, la roba delle spalle larghe e i fianchi stretti. Mi sono arenato. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Allora, ieri sera, sono adesso le 18.39, Radio DJ. Ieri sera siamo atterrati a Linate da Tokyo all'una di notte. Sì. E pensavo di non avrei mai trovato un taxi, invece c'erano i taxi. È finita la settimana della moda. Siamo saliti su questo taxi che aveva questo pezzo. E quindi motivo per cui penso Amy abbia deciso di metterlo oggi. E c'era questo autista, un omone grande, super gentile, che non so, non ti aspettavi che ascoltasse con quella passione questa canzone. È stato molto carino. Bello. Molto carino. Che bello riascoltarla, perché comunque che canzone, che versione. Lei la fece per le Olimpiadi americane, la sentiva, cantò infatti, tutta... con un ingresso storico nello stadio, insomma, un momento epico. Sì. Da quello no, restiamo in tema sport. Sì, restiamo in tema sport. Passiamo a un altro personaggio, Jennifer Aniston, a cui la Vale si è ispirata per anni. Beh, lei, diciamo che della cura del suo corpo ha fatto ormai una ragione di vita. È questo che ti ispira? Sì. Beh, piano piano mi sto avvicinando, piano piano, perché io comunque mi alleno tutti i giorni. Brava. Una ventina di minuti, mezz'ora. La tecnica della quale lei è diventata ambasciatrice globale è quella ribattezzata Volve. No, Vale. Volve. No. P-Volve. 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 È un metodo. P-Volve. P-Volve. È un metodo di allenamento creato da Steven Pasterino. Silenzio. Togli la base. Steven Pasterino. Pasterino? Sì. Ah vabbè, se si chiama Pasterino mi davo fuoco. Pasterino. No, il Pasterino è un celebre istruttore di fitness di New York. Ok. Si basa, si ispira allo yoga, al Pilates, si basa su un allenamento molto lento e controllato. Ragazzi, okay. È buonissimo, Steve Pasterino. Veramente? Non gli avrei dato una lira. Non sono neanche andata a cercarlo. Perché lei ha visto il nome e ha detto vabbè, sarà un cesso, invece è buono, vedi? E si avvale di una serie di strumentazioni che per chi fa corpo libero sono di casa, gli elastici. Ok. Se no? perché a me vengono in mente solo gli elastici. No, io ho visto adesso, quello allenato. No, ho visto velocemente un video in cui si parlava del P-Volve e in realtà mettevano a terra un tappetino tipo yoga, però più grande, con dei numeri. Tipo un po' twist, un po' il gioco del mondo. Twister, un po' il gioco che si faceva il mondo, quel gessetto che facevi i numeri, no? Ok, che ti chiama delle posizioni. Credo che serva proprio per muoversi e a tenere delle posizioni che servono a rinforzare i muscoli. Ok. Il consiglio è seguire lei, che in quanto ambasciatrice Jennifer Aniston sta facendo tutta una serie di tutorial che pubblica sui suoi social, o cercare nella vostra palestra. Vi dico un paio di esercizi da fare? Sì. Allora, il primo riguarda il lift interno coscia. Eh.
che è semplicissimo e lo faccio, cioè almeno una volta nella vita l'abbiamo fatto. Praticamente ti sdrai su un fianco, sì, e la mano, il braccio che appoggia a terra lo tieni lungo, okay, l'altra steso, mano la pieghi davanti a te a sirenetta di sirenetta. Novella 2000 e ma cos'è? Non lo so. Tiri, e? Su, tiri su la gamba che sta libera, mm, e fai avanti e indietro. Vado col secondo. Scatto. Spiegando in radio proprio venuto avanti male. Indietro. Sì. Secondo? Secondo si chiama affondo alto. Vi dovete mettere in posizione di affondo, sì, con un piede avanti e l'altro indietro. Entrambe le ginocchia piegate a 90 gradi. Sì. Ok, e sollevate. La lingua dentro, Diego. Lingua dentro. Tallone posteriore lo sollevi su e giù, su e giù, su e giù. Ripetete alternando le gambe. Vi dico basta? Ma non lo so. Vi dico i benefici? No. No. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 18:47 Radio DJ. La Vale poco fa ha spiegato degli esercizi di questa nuova pratica praticatissima da Jennifer Aniston. Sì. E ha dato delle istruzioni, Diego le ha eseguite e giustamente qualcuno, Roberto anzi, ha scritto: ma scusate, c'è un tallone posteriore e uno anteriore? No, in linea di massima no. Poi se uno ne ha tre di talloni, ma anche quattro. Ehi. Noi siamo, figuriamo, chi siamo noi per giudicare? Ma, no, guarda, i talloni sono benissimo voluti. Io ce li ho secchi. Tra l'altro, ti posso ricordare che in Giappone il tallone si chiama cacato. Cosa importante. Cosa importante. Allora, io potrei dirvi quali sono le piante autunnali da balcone o gli ultimi gossip. Gli ultimi gossip, gossip. Vale. Le piante da balcone, dalle a me che le do domani. Allora, il primo degli ultimi gossip riguarda Wanda Nara, che torna in Italia e sarà tra i protagonisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Ah, certo. Che parte il 21 di ottobre. Lei aveva fatto già un Ballando con le Stelle per una notte. Sì, una volta sola, si sì. Chiama, e invece adesso sarà in gara. Concorrente. Volete tutto il cast? Ce l'hai? Sì. Dai. Ricky Tognazzi, Paola Perego, Teoman Mucari, Rosanna Lambertucci, Sara Croce, Simona Ventura con il compagno Giovanni Terzi, Antonio Caprarica, Lorenzo Tano, Carlotta Mantovan e Lino Banfi. Poi là. 21 ottobre, hai detto. 21 ottobre. Devo ricominciare a farmi un palinsesto televisivo invernale, eh? Poi. Johnny Depp sta girando il... Ah sì, il film. Sta girando il film in Puglia. Che però è su Modigliani. Esattamente. Ho detto è informata. Eh beh, ah, Modigliani però è di Livorno. Ma infatti potrebbe essere a Livorno. Aspetta che riguardo bene. Ah, scusa. Vabbè, ho capito, però magari delle volte usano gli altri posti per fare il set. Infatti. E se volete dire qualcosa voi, io no, intanto... c'è Scamarcio. C'è Scamarcio e c'è che è il protagonista, Modigliani, e c'è Luisa Ranieri, sì, che è stata presa. Sì. È stata attrice comunicata di, da poco. Il film la mano, è stata la mano di Dio. Esattamente. Bravo, ci sarà bella, anche Al Pacino. Che ho visto in passerella con dei capelli che dice: ma Al. Però magari per la parce. Per la parte. No. Ah. No. No. Era una no, era proprio lui. Ho capito, per la pace. ha fatto quei capelli di per la pace. Se può essere. Mettiamo della roba bene, dai. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Ah, ma sti coretti sono una roba, sì, che uno dice, sai che c'è? Mollo tutto e voglio fare solo coretti. Vestita con come loro, però. Con quelle cofane No, ma perché è una roba ipnotica. Anche con quel piglio, Mamma mia. Va bene, siamo arrivati in fondo, ragazzi. Mi sembra di non essere mai andata via. Non sei mai andata via, Pina. Adesso possiamo dirlo. Adesso lo possiamo dire. Sì. Ragazzi, era tutta una bufala. Dai, appuntamento domani. Ciao. 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 Pinocchio torna domani alle 17:00 solo su Radio DJ. Pinocchio.